Signori, benvenuti a questo nuovo video. Come potete vedere è un video diverso da quelli che ho sempre fatto, ovvero quelli di UT, a quelli di Centerove e vari emulatori, come emulatore dei giochi di PlayStation 2, in quale ho giocato Final Fantasy e basta. Ok, allora, come vedete oggi giocheremo a Alice nel Paese delle Meraviglie. Questo qua non sarà un video completo, ve lo dico già, perché durante il gameplay mi si è crashato tutto il computer e quindi adesso sto registrando fuori dal gameplay. E quindi sperando che adesso audio funziona a dovere. E quindi almeno quella parte del gameplay in cui ho giocato, speriamo che vi piaccia, insomma. Scusate il mio italiano, ma sono veramente stanchissimo. Ho studiato fino adesso e quindi spruzzo verga e seconda guerra mondiale ovunque ormai. La gente normale suda e io invece parlo di verga e pascoli e altre robe inutili. Allora, come dicevo, questo qua è un gioco molto, molto ambiguo. Da se voi siete abituati a vedere la classica Alice, il Paese delle Meraviglie. Si può dire che, allora, primo punto, questo gioco è molto molto simile in certi punti di vista al nuovo Devil May Cry, quello dove c'è Dante giovane. Perché? Andando avanti nel gioco, scopriremo insieme, ci sarà un potere speciale che è molto molto simile al Devil Trigger. Il nome non lo so sinceramente perché non sono arrivato fino a là e non voglio self-spoilerarmi il gioco. Questo gioco qua mi è venuta voglia di scaricarlo perché ho visto un video di un famoso youtuber che, dai, lo conosciamo tutti, questo qua che ha fatto questo video qua, questo genere di video qua, di questo gioco qua. E guardando lui, sinceramente, ho detto perché no? Il gioco mi piaceva assai, però lo trovavo solamente che in inglese. E quindi ho detto perché non scaricarlo anch'io? Cioè, proviamo, se mi piace, boh. Provo a fare un video su YouTube. Vediamo se piacciono anche ai miei pochi iscritti, magari chissà, piace anche a loro. E basta. Novità sul mio conto. Sabato scorso sono andato a prenotarmi la PlayStation 4 al GameStop con l'offerta dei tre giochi, insomma. Ho dato dentro, allora, Ico e Shadow of Colossus. L'HD Collection, insomma. Dopo ho dato dentro Castlevania Lord of Shadow in Collector Edition, quella americana però, non quella italiana, ovvero quella italiana sarebbe quella con la maschera di ferro, insomma, quella là che c'è il figlio del diavolo che cerca di rubarla a Gabriel, insomma. Dopo cos'è che gli ho dato? Allora, gli ho dato Ico, Castlevania e Skyrim. Voi mi direte, ma perché ho dato questi giochi qua? Si può dire quasi epici questi giochi qua. Ho dato questi giochi qua per un semplice motivo. Allora, Ico e Shadow of Colossus posso scaricarmeli in qualsiasi momento e giocarlo con qualsiasi emulatore per computer, per la PlayStation 2. Collego il controller PlayStation 3 al PC e non c'è nessun problema. Skyrim col computer è una gran figata, molto molto meglio da console. Parlo io che sono uno che ama le console, che il computer sinceramente lo tengo solamente per fare qualche video ogni tanto e basta. Io farei video sul console solamente che al momento non dispongo delle liquidità per comprarmi un HD. E quindi qualche volta faccio dei video così occasionalmente. Dopo l'unica è Castlevania che non so se c'è per PC. Se c'è, provo a scaricarmi anche quello là, anche se l'ho finito. Dopo, in questa offerta qua, oltre ai 150 euro che mi davano di sconto, ho prenotato con 10 euro, tanto per dargli una specie di caparra alla GameStop. Spero che sia la Collector, perché lo compro al day one praticamente. Di Watch Dogs, un gioco dai trailer che ho visto che merita veramente, veramente tanto. E quindi ho detto, perché no? Prenotiamo tanto 10 euro, poi mi faranno uno sconto colossale per quel gioco là. Quindi, vabbè. L'ho giocato, ho prenotato. Dopo basta, insomma. Ho
Quindi io spero veramente che l'audio si senta, perché audio assetti mi dà conferma, però da fin quando non renderizzo e mi convinco io. E quindi basta. Allora, il video tra poco si concluderà. E quindi, ragazzi, io adesso vi saluto. Ci vediamo al prossimo video. E quindi ci vediamo al prossimo. Bella.